Allora, sono qui con Nicola Pozzo. Ciao Nick. Buonasera. Io e Filippo Bauce ti abbiamo dato la palma del migliore in pista. Lo so che sei timido, lo so che come squadra siete molto uniti, però oggettivamente oggi contro questo Correggio i tuoi due gol pesano tantissimo, no? Grazie. Beh, sicuramente stasera è stata una partita molto combattuta. Eravamo consapevoli che la squadra avversaria era una bella squadra. Però volevamo rifarci anche dalla partita di andata, che è finita un po' con quell'amaro pareggio del 3-3 con il gol subito a 5 secondi, e stasera volevamo rifarci. Oggi bisogna dire che anche la fortuna ci ha assistito, perché i due gol che ho La fatto. fortuna dà e la fortuna toglie, no? Esatto. Il gol che serve tanto fortuna per fare anche i due gol che ho fatto, nonostante siano stati dei bei gol. E quindi oggi ci ha assistito e siamo molto contenti del risultato. Sì, una lettura tecnica della partita. Arriva Correggio come miglior difesa, come una delle migliori difese di questa A2. Ha preso oggettivamente pochissimi gol, non ha avuto grossi bomber che supportassero anche più appunto un saldo reti positivo, però già fare i conti con una difesa di questo tipo penso per voi sia stato difficile. Nel primo tempo ce ne siamo accorti, poi invece nella seconda frazione di gioco cosa è successo? Beh, diciamo che hanno una difesa che a volte si alza, a volte sta più bassa, il che crea un po' di difficoltà agli avversari per capire come attaccarla. Nel primo tempo, infatti, abbiamo fatto molta fatica. Nel secondo tempo abbiamo provato uno schema nuovo che abbiamo provato in settimana e bisogna dire che ha funzionato abbastanza. Abbiamo trovato i tempi giusti, anch'io per uscire dietro porta, i miei compagni per passarmi la palla, per girare la palla qua a metà campo, farli alzare e poi attaccare una volta che si sono alzati. E questa penso sia stata la chiave che nel secondo tempo ci ha permesso di andare a segnare, appunto. Ecco, operazione aggancio riuscita perché salite a 14 punti in classifica. Probabilmente chi vi ha visto dalle prime partite di Coppa Italia probabilmente adesso griderebbe al miracolo perché fondamentalmente non c'era un gran gioco, ma oggettivamente non avevate mai giocato assieme. Questo Montecchio dove può arrivare? Non dirmi playoff perché non ci Ci sono sono. quest'anno, però che quartieri vedrete qui del Palle Vaccari? Case popolari oppure Diciamo una vista a mare più nobile? che non si guarda tanto ai punti in classifica, noi guardiamo di partita in partita e per noi l'obiettivo è vincere tutte. Bene. Allora, Nicola, io ti ringrazio, ti auguro una Grazie buona a voi, serata e un buon buona proseguo di serata. campionato e buon derby per la prossima settimana contiene. Grazie, buona serata.